Questo è l'esempio di due missioni fondamentali, una è la missione educativa e cioè i ragazzi che possono capire da subito qual è il confine tra la legalità e l'illegalità, tra il giusto e l'ingiusto, e l'altra è la concreta opportunità di dare con un'alternanza scuola-lavoro molto ben studiata un'opportunità di lavoro in un territorio che offre soprattutto questi beni legati all'agricoltura. La struttura è straordinaria, questo significa che il compito che avrete sarà abbastanza impegnativo. Sì, molto impegnativo, ritengo che sia una sfida gigantesca, però l'abbiamo raccolta con entusiasmo, perché gli ostelli della gioventù sono una sfida da sempre, sono nati per i giovani, per essere centri di aggregazione giovanile per eccellenza, e qui abbiamo un po' allargato il nostro campo grazie all'incontro col MIUR e con la rete delle scuole, più scuole meno mafia. Il progetto consiste intanto nel combattere la dispersione scolastica, quindi di avvicinare o riavvicinare i giovani alla scuola, alla formazione, all'apprendimento, quindi saranno corsi formazione per i ragazzi delle scuole e corsi di apprendimento per i ragazzi che non vanno a scuola, quindi corsi di cucina, alberghiero, di coltivazione, cioè tutto quello che possiamo fare. E poi inserire i ragazzi dei carceri minorili, cioè ragazzi che hanno commesso degli errori, aiutarli a ritrovare la strada giusta. Un bene sottratto alla criminalità che diventa fonte di lavoro, di sviluppo per tanti giovani all'interno di questo territorio, un messaggio significativo davvero importante. Sì, utilizzerei tre parole: il segno, il sogno e l'utopia, perché quando si vivono questi momenti, subito una struttura, qual è questa antica masseria, segno di una speranza, no, per il futuro. Ed è un sogno che si sta realizzando dopo un percorso che ha visto tanti uomini e donne di buona volontà, ha visto sacerdoti come Don Pino Puglisi, la cui citazione era lì nella sala convegni, ha visto e vede continuamente Don Luigi Ciotti, che continuamente insieme all'Associazione Libera continua a sollecitare che le strutture sottratte alla mafia vengano affidate ad associazioni, a giovani, per offrire un'opportunità. E quindi l'utopia non è qualcosa di una prospettiva evanescente, che non, irrealizzabile. No, l'utopia invece è quando ciò che noi speriamo, il bene di questo mondo, il bene dell'uomo, della creatura umana, diventa possibile. Ecco allora perché oggi questa struttura, questa inaugurazione, questo bellissimo convegno in cui i giovani, aiutati dai loro docenti, si sono espressi così bene, è appunto un momento di fiducia. Possiamo guardare al futuro.